La cucina ai tempi del coronavirus è anche riciclare, usare di nuovo le cose, trovare le vecchie ricette della nonna, sperimentare con qualche cosa che è diverso e che fa però, aiuta però a creare delle ricette più conformi a quello che ci serve per la nostra salute, per la nostra salute mentale, per il gusto e anche per combattere lo spreco. Stasera facciamo una minestra di ceci. Prima cosa ci siamo procurati un tegame di terracotta, ma qualsiasi altro tegame andrà bene. Ci abbiamo messo dell'olio d'oliva e ci abbiamo messo dell'aglio. Poi siamo andati in giardino, abbiamo trovato dei fiori e delle foglie di cavolo, avevamo un pezzo di verza in frigorifero e sempre in giardino, fortunati, abbiamo trovato anche degli asparagi selvatici, bellissimi. Abbiamo tirato fuori delle acciughe, queste sono palermitane, ottime. Naturalmente sale, olio, pepe, c'è della curcuma qui e di questa parleremo dopo e del cumino. Abbiamo delle erbe, del rosmarino, della salvia e dell'origano che abbiamo preso fuori. Qui c'è un altro asparago e qui c'è un altro pezzettino di cavolo. Poi nel frigorifero abbiamo trovato dei pomodori un po' rinseccoliti, ma per noi andranno benissimo, e due pezzi di sedano. Naturalmente abbiamo i nostri ceci e naturalmente abbiamo anche un rimasuglio di pasta all'uovo che ci servirà se decidiamo di farne una pasta invece che una zuppa. Abbiamo tagliato le nostre verdure, ma una cosa importante da dire è che è vero, abbiamo saccheggiato il giardino e abbiamo saccheggiato il frigorifero per trovare le cose che vogliamo, ma dobbiamo mantenere delle proporzioni che siano giuste per i sapori. Quindi dobbiamo immaginare, ricordare, conoscere le ricette che vogliamo fare o ripetere. E in qualche modo non esagerare nelle cose che non ci servono e che ci cambiano troppo il sapore. In questo caso particolarmente la verza ne avevamo di più e particolarmente il cavolo ne avevamo di più, ma questo può bastare per la quantità di ceci che abbiamo. Allora, il nostro aglio sta friggendo, adesso aggiungiamo i pomodorini che facciamo andare per primi per levare un pochino d'acqua prima, sennò. E poi il pomodorino un po' arrostito naturalmente ha quell'effetto sapore Maillard, l'effetto della cottura delle proteine e dei zuccheri che dà il sapore di cotto, che è la base della stessa ragione per la quale esiste un cuoco, creare sapore mentre si cuoce. Quindi stiamo facendo andare i pomodorini e quando questi avranno asciugato un po' dell'acqua, ci aggiungiamo le verdure. Adesso arriva il momento di aggiungere le cose che fanno il nostro piatto un po' speciale. Allora, queste cose sono intanto un paio di acciughe, poi un'aggiunta di concentrato di pomodoro che darà un po' più di corpo ai pomodorini perché abbiamo detto sono un po' rinsecchiti e quindi non ci convincono troppo. Poi naturalmente la sorpresa diciamo di questa ricetta. Allora noi stiamo aggiungendo del cumino e della bellissima curcuma e poi naturalmente mescoliamo il tutto. La curcuma e il cumino rappresentano un'aggiunta particolare, non stiamo facendo una cosa che poi saprà di spezie. La curcuma ha un sapore molto delicato e quindi interverrà molto più nel colore che nel sapore e ci farà molto bene, tra l'altro. Il cumino anche ci farà molto bene, ne abbiamo usato poco. Il cumino è un esaltatore dei legumi, è una spezia che esalta il sapore dei legumi e che dà quel tocco speciale per il quale la gente dirà: ah, però, ma quanto è buona, che cosa ci hai messo? Bene, sono passati circa 10 minuti, abbiamo adesso aggiunto i nostri ceci, le nostre erbette, anche gli asparagi che hanno bisogno di meno tempo per cucinare, un pochino d'acqua, ne aggiungiamo ancora un altro po' e facciamo sobbollire a fuoco basso coperto. Andiamo a vedere, ha già un bellissimo aspetto. Notate che noi abbiamo lasciato dei pezzi volutamente molto grossolani, perché questo dà proprio l'idea della zuppetta di campagna,
Un'altra cosa che va ricordata è che questa zuppa beneficia enormemente di una cottura prolungata, quindi se avete tempo partite un pochino prima, lasciatela sobbollire non per 10 minuti come abbiamo fatto noi, ma per un buon 40 minuti, e vedrete che questi pezzi di verdure meravigliosi riusciranno a infondere nel prodotto un sapore estremamente più bilanciato. A questo punto bisogna prendere una grave decisione. La grave decisione è: ci vogliamo mettere la pasta che abbiamo preparato, oppure ce la teniamo così come zuppetta, magari mettendoci del pane carasau alla fine o dei crostini di pane. Dipende da voi. Se decidiamo di metterci la pasta, non dobbiamo fare altro che prenderla e romperla. Nella zuppetta. E poi andare ad aggiungere un altro po' di acqua calda, non tantissima, ma abbastanza perché la pasta possa cuocere. A questo punto facciamo riprendere il bollore, copriamo e spegniamo. Risparmiamo gas, non c'è bisogno di continuare a riscaldare, la pasta assorbirà perfettamente i sapori del resto, la teniamo d'occhio, fra 5, 6, 7 minuti andiamo ad assaggiarla, pronta. La pasta adesso è cotta, abbiamo aggiustato di sale, impiattiamo. Naturalmente noi abbiamo fatto una scelta per una pasta che è un po' asciutta, ma nessuno vieta che questa sia un pochino più liquida. Il nostro piatto lo presentiamo bene, ci mettiamo un po' di pepe, un filo di olio Evo ed eccoci qua. Questo è il nostro piatto riciclato, riscoperto, che naturalmente può essere preparato con i fagioli, può essere preparato con le fave secche, può essere preparato con qualsiasi legume, le lenticchie. Possiamo cambiare le verdure, quelle che abbiamo. Dobbiamo però pensare alle quantità, pensare ai sapori che lasceranno. Non trasformare un piatto di pasta e ceci in un piatto di pasta e cavoli, tanto per capirci. Comunque sarà buono lo stesso. Buona quarantena e buon appetito!